Ascoltate, ascoltate questa bellissima storia che vi voglio raccontare. In un tempo senza tempo, in un luogo che non fu, successe ciò che vi racconto e che adesso sai anche tu. Conosciamo tre re magi, ma ce n'era uno in più. Lui si chiama Artaban e ora ti dirò chi fu. Del re magio Artaban non si perda la memoria, e per questo state attenti, vi racconterò la storia. Del re magio Artaban non si perda la memoria, e per questo state attenti, vi racconto io la storia. Il quarto re magio. C'era una volta, in un'antica città della Persia chiamata Ecbatana, un uomo di nome Artaban che faceva parte di una comunità di studiosi chiamati magi, conosciuti per essere astrologi e guaritori, che credevano nella ricerca del bene e della luce. Un giorno, quando una stella più brillante di tutte le altre spuntò nel cielo, Artaban comunicò alla sua comunità che sarebbe dovuto partire e raggiungere altri tre magi per cercare il re di Israele appena nato. Per prepararsi a questo viaggio, vendette tutti i suoi beni e acquistò tre gioielli preziosi che avrebbe portato in dono al re dei re: uno zaffiro, un rubino e una perla. Il viaggio di Artaban iniziò. Lui doveva raggiungere i suoi amici magi al monte di Nimrod, vicino al Tempio delle Sette Sfere, ma mentre Artaban si avvicinava al Tempio, vide sulla strada un uomo agonizzante che si lamentava e pensò: che fare? Dare una coppa d'acqua a quest'uomo? Oppure proseguire affrettandosi per raggiungere gli altri magi? Artaban cominciò a pensarci, ma forse era meglio occuparsi di quell'uomo morente. Vorrei proseguire il cammino, ma quest'uomo chi lo guarirà? Se io non gli starò vicino, quest'uomo lo so morirà. Gli darò un pezzetto di pane, con le erbe io lo curerò. Con la mia attenzione il mio bene, quest'uomo lo so guarirò. Gli darò un pezzettino di pane, con le erbe io lo guarirò. Con la mia attenzione il mio bene, quest'uomo lo so guarirò. E dato che i magi non erano solo astrologi ma anche medici, Artaban si fermò e con la sua perizia e la sua sapienza curò le piaghe di questo malcapitato, fin quando non gli tornarono le forze. Dopo essere ripartito e dopo aver raggiunto il luogo dell'appuntamento, Artaban scoprì che i suoi amici se ne erano andati. Fu così costretto a vendere lo zaffiro per comprare una carovana di cammelli e proseguire il suo viaggio. Arrivò a Betlemme proprio mentre i crudeli soldati di Erode stavano ricercando i bambini di quella città. La porta di una casa era aperta e Artaban sentì la voce di una madre che cantava la ninna nanna al suo bambino. Non temere, bambino mio, nessuno ti farà del male. Le mie braccia ti proteggeranno dalla furia efferata di Erode. Dormi, dormi, bambino mio, non sentire le spade. Lontane le grida di madri e bambini uccisi per mano di Erode. Dormi, dormi, bambino mio, non sentire le spade. Lontane le grida di madri e bambini uccisi per mano di Erode. La mamma lo accolse e gli raccontò che i suoi amici magi erano giunti a Betlemme proprio tre giorni prima. Avevano trovato Gesù, Giuseppe e Maria e avevano lasciato oro, incenso e mirra. Poi erano scomparsi improvvisamente, così come erano arrivati. All'improvviso, all'esterno della casa, cominciò a sentire rumori, grida, confusione, pianti di donne e poi un grido disperato: i soldati di Erode stanno uccidendo i bambini! I soldati di Erode stanno uccidendo i bambini! Artaban si affacciò sull'uscio e vide una banda di soldati che correva per strada con le spade sguainate e le mani sporche di sangue. Il capitano raggiunse la porta, ma Artaban lo fermò e gli disse: prendi questo rubino e in cambio lascia la madre e il bambino vivi.
Dopo aver salvato la vita a questa famiglia, il quarto re Maggio raggiunse l'Egitto nel tentativo di trovare tracce del re dei re. Continuò a cercare la famiglia di Gesù per 33 anni, ma non riuscì mai a trovarla. Durante questo tempo, però, si dedicò alla cura dei poveri e dei malati, ovunque andasse. Alla fine, anziano, giunse a Gerusalemme, proprio nei giorni della Pasqua. C'era molto trambusto in città, perché una donna fu arrestata dai soldati e fatta schiava per colpa dei tanti debiti accumulati. La gente che la vedeva passare la insultava e la scherniva. Allora Artaban si avvicinò alla donna e le regalò una perla. «Tieni, questa è per te. Con questa potrai riscattare i tuoi debiti e potrai riavere la tua libertà. Era l'ultimo dei miei tesori. Lo avevo conservato per il mio re». Allora Artaban si rese conto che per 33 anni lui non aveva fatto altro che cercare Gesù. «Sono 33 anni che vado cercando il bambino Gesù. Ho cercato l'ago nel pagliaio, ma non l'ho trovato mai più. Ho vagato per terre lontane, ma non sono riuscito a vedere quella stella cometa nel cielo che indicava la via da seguire. Mi son perso per montagne e valli, ho venduto rubini e gioielli, ai poveri ho dato mantelli, quel bambino salvai dai coltelli. E adesso che sono ormai vecchio e senza un soldo bucato, la mia vita ho buttato in un secchio, Artaban sarà dimenticato. La mia vita ho buttato in un secchio, Artaban sarà dimenticato». Ma mentre cantava, all'improvviso, un terremoto cominciò a scuotere la città. Tutto iniziò a tremare, molti edifici crollarono e la polvere e le urla avvolsero ogni cosa. Artaban fu colpito da una tegola in testa e si sentì mancare le forze. In quel momento si rese conto che stava per morire senza avere incontrato il suo re. E fu colto da disperazione e tristezza e cominciò a cantare così. «Ci mancava solo questa fine, il mio corpo sotto le macerie, che peccato morire qua giù senza aver conosciuto Gesù, che peccato morire qua giù senza aver conosciuto Gesù». Fu allora che una voce gli disse: «Artaban, tu mi hai già dato i tuoi doni». Confuso, Artaban chiese spiegazioni, ma la voce continuò: «Quando ero affamato, mi hai dato da mangiare. Quando ero assetato mi hai dato da bere, quando ero nudo mi hai vestito, quando ero senza un tetto mi hai dato riparo». Il Maggio, incredulo, rispose: «Ma io non ti ho mai visto affamato, né assetato, né nudo, né senza un tetto. Io non ti ho mai visto fino a oggi». La confusione e la polvere si diradarono. Artaban vide davanti a sé il volto di un uomo sofferente, insanguinato e con una corona di spine sulla testa. «Quando hai fatto tutte queste cose al più piccolo dei tuoi compagni, quelle cose, Artaban, tu le hai fatte a me». Artaban sorrise e capì finalmente di avere trovato il re. Ti ho trovato finalmente e hai accettato tutti i miei doni», disse tra le lacrime, e con un lungo sospiro di soddisfazione Artaban si spense. Il suo viaggio era terminato e i suoi doni erano stati accolti non come gioielli preziosi, ma come atti di gentilezza e compassione. E così la storia di Artaban ci insegna che l'amore e la bontà sono gli unici doni preziosi che hanno valore nella vita. Si è conclusa questa storia di profonda commozione. Artaban sta per morire, ma incontra il suo Signore. Chi farà del bene agli altri vedrà Dio nella sua via. E ora a tutti buon Natale, tanta gioia ed allegria. Chi farà del bene agli altri vedrà Dio sulla sua via. E a tutti buon Natale, tanta gioia e allegria.